In questo video è una prigione, raga. No, ma ripeto, troppa emozione, quindi. Vedete se ne trovo uno per strada. È finito troppo in fretta. Ma torniamo qualche giorno prima. Ci troviamo alle 5:20 del mattino. Il mezzo prescelto. Il guidatore designato. Siamo fermi all'autogrill e oggi Andrea compie 40 anni. Abbiamo appena comprato il suo regalo. Siamo arrivati a Misano. Il regalo è pronto per essere consegnato. Il primo step è recuperare i pass. Sei pronto a coronare il tuo sogno? Sì, grazie. È la prima volta nei paddock per Oscar. È saltato fuori un terzo pass paddock. Se lo giocheranno tra Ciccio e Manuel. Manuel è uno, il Vitruviano è Ciccio. Chi era l'uno? Io. Sta in tribuna. Questo è un colpo basso comunque. Ha vinto il pass. Il nostro uomo, 40 anni, 40 oggi. Stati. Auguri, Andrea. Ciao, grazie. Questo è il tuo regalo di compleanno. Apprezzatissimo. Tieni Starantello, quest'anno hai il nome sopra. Questo rimane in camera. MotoGP Paddock. Ah, Sinagagiri. Mitico Sinagagiri, numero uno in assoluto. Facciamo un selfie serio. Rizzoli ha appena fatto un selfie con me. È già molto che so cosa sia un selfie. Ha risposto tuo nipote? L'ha riconosciuto? Sinceramente no. Bravo, come ti ho detto ieri, così, esatto. Guarda, mi c'è la sticizzata. Oddio! È casca in terra! No, vabbè. Ti aspetti un minuto e entri in diretta a Sky. Ah, sì? Il Sanchio. A me sembra già qualcosa di meraviglioso quando ne faccio tre di palleggio. Verso la prima experience. Entriamo nei box. Oscar potrà finalmente vedere una MotoGP dal vivo e toccarla. Inizia un po' di papetta. Inizia ad essere emozionato? Sì, un po'. Si entra! Ci siamo. Non ci credo. Quello non lo puoi registrare. Questa è una MotoGP. Io quasi tremo, eh. Sono tanto agitato, eh. Anch'io sono parecchio agitato. Guarda la sella. Non è una sella. Queste sono le nostre moto. Ogni pilota ha due moto sempre a disposizione. Le MotoGP sono prototipi, non hanno niente della produzione di serie, se non forse le manopole. Le moto hanno un peso minimo di 157 kg, che è dato dal regolamento. Sviluppano circa poco più di 280 cavalli. Da 0 a 100 in 2 secondi. Assurdo. Allora adesso puoi fare tutte le domande che hai dovuto. No, ma ripeto, troppa emozione, quindi non saprei neanche cosa chiedere. Questo quello è una prova. Preparatevi a godere. Un ringraziamento di cuore a Suzuki Italia che ci ha permesso di fare questa esperienza. Pranzetto in hospitality. Buono, buonissimo. Vai, pesco la carta. Proprio quella. Pescolo. La tua carta è finita in cima. E il 7 di picche. No. Allora, metti la mano così, guarda. Prendo il 7, lo metto qua. Cazzaro, cane. E Q2 sotto l'acqua. È arrivato Alessandro Rins. Alessandro. Ciao bello. Cheese. Il sole è calato. È l'ora di raggiungere l'alloggio di questa notte. Mamma mia. Permesso. Bello. È una prigione, raga. Vuoi vedere il bagno? Devo dire bello. Oddio bello. Bellissimo. Guarda la tecnica che hanno utilizzato nel muro. No, è caffè secondo me. Sì, sì, caffè. Che spettacolo. 20 euro di camera a testa durante la MotoGP. Sono in dubbio se sia peggio questa o quella di Cordova. Come pareti questa? Com'è il comfort del letto prigione? Guarda, io sto veramente molto bene. È l'ora della piatina. Ci siamo. Gamberetti, salsa rosa, pomodoro, rucola. Ah, incredibili. Salmone, rucola e... Siamo venuti a prenderne altre due. Insalata, cotto e gorgonzola, e pancetta, radicchio e Filadelfia. La serata è giunta al termine. Sono salito nel mio castello. Sotto di me Maurizio Peperlizzi in posizione fetale. A 10 cm Peggy 96. Ad altre 5 Oskif. E il solitario Ciri Biri Chipsterling. Buone cimici dei letti a tutti. Il giorno dopo il team al risveglio. Ora cerchiamo di evadere dal carcere. Race day Misano 2022. Tribuna di Misano. Tribuna della Suzuki a Misano. E questa è stata la mia visuale della gara. Come sempre, se siete appassionati di moto, vi consiglio almeno una volta di andarla a vedere dal vivo. Da Misano torniamo a casa a Vicenza e andiamo a letto perché il giorno dopo... Questa mattina sveglia alle 7, autostrada 4 direzione Milano e andiamo a trovare quattro belle testine di minchia. Molto bene, un incidente, siamo in arrivo, siamo in mezzo ai Brecken, Sud Garda Karting. Questi sono i mezzi di oggi, motori AB Racing, 125 due tempi, monomarcia. Telai BRM Racing. Le kart da competizione. E con noi c'è Anima, Edoardo Iannone e Davide Cugini, pilota di kart e youtuber. Ringraziamo MP Kart Shop per le protezioni e possiamo entrare. Sono un po' emozionato. È a un centimetro da terra. Oddio, 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 oddio. Al primo turno ho capito che il kart frenava. Oh
Oddio, oddio. Kart veramente divertentissimi, molto più gestibili dei KZ che ho provato qualche tempo fa. Forse è più divertente del KZ, è più tempo per pensare alla pista, diciamo. Al secondo turno non avevo capito ancora come si entrava. Malissimo, mi sono fatto malissimo. Sto già tribolando. Col casco devo dire che sei molto bello. Impissevo! Né tantomeno come si accelerava. Ho cercato di rubare un po' di info a Bruno Van Zan. Al terzo turno ho provato a prendere il volo. E dal quarto ho capito un attimo come guidare. Com'è che faccio vedere il tempo? 43,5. Poi ha iniziato a farmi male il polso destro dopo un anno che me lo sono rotto. Aspetta, devo fermare, io ho male al polso. A fine giornata garetta con i kart a noleggio a griglia invertita. Infatti sono secondo, se no sarei partito penultimo. Dopo mezzo giro mi sono girato. Fortunatamente il mio angelo custodia anima mi ha aspettato. E così abbiamo potuto proseguire il safari insieme. Infine biposto. In partenza per il biposto. Ma che figata. Ma che ridere fa sta roba. Quanto è quotato che esco dal kart? Oh, va piano. Sembra di essere tipo a Gardaland, piantalo sul muro. Sembra una gita. Da qui fate attenzione. Scambi di affetto con anima. Qui esce a tagliare un po' di erba. Anche qui in effetti. Qui entra in rotonda. E a questo punto si gira. Dopo quattro curve lo troviamo sull'erba senza freni. E tutto il resto è poesia. Una bella entrata a T su un'ignara piccola burba. E ho perso un polmone da ridere. Che ridere. Non riuscivo a respirare. Ringrazio Davide e Igor per la bellissima giornata. E da Lonato torno a Vicenza, pronto per un nuovissimo giorno. Sempre in A4 ma in direzione Venezia. La destinazione è questo gommone. Tramite un paio di canali raggiungiamo Chioggia, chiamata anche la piccola Venezia. E ci credete che questo è Mar Adriatico? Quindi bagnetto, moitino perché ci sta sempre, pranzetto leggero con gamberi in saor. Ed è giunta l'ora di andare a Venezia. Giardino Sant'Elena. Questo è un taxi di Venezia, dato che non hanno le strade. Guardia di finanza marittima. Venezia veramente bellissima. Piazza San Marco. E per concludere un sunset in mezzo al mare da paura. Da Venezia ritorno a casa a Vicenza. Il mercoledì sono rimasto a casa per stare al computer, mentre il giovedì sono stato invitato al ristorante Cavallino a Maranello per un'esperienza culinaria. Crème caramel di parmigiano reggiano. Crème caramel di parmigiano. Gli chiediamo se ci partono altre 15 fette. Tortino con tortellini, il mio piatto preferito. Ti dirò, mangerei 500. Au. Anguilla ripiena di piccione, molto particolare. Anguilla ripiena di piccione. Au. A me piace. Vedi se ne trovo uno per strada. È finito troppo in fretta. Cotechino rivisitato. Vabbè. Faccio la scarpetta. Peccato solo che il mio fabbisogno calorico è di circa 500.000 calorie l'ora. Ma il cameriere che ci ha servito è un gran cameriere. Sono soddisfazione alla fine. Fuori menù. Ringrazio il cameriere che ha captato della famina. Mi ha fatto un piattino bonus in pratica. Insieme al pranzo, Museo della Ferrari, dove le emozioni si fanno sentire e ogni stanza è uno stupore. Un'altra bella esperienza, ma è ora di tornare a Vicenza. Anche il venerdì l'ho passato a casa al computer, ma il weekend inizia a Treviso come ospite da Valeri Sport, uno degli store più grandi per abbigliamento da moto. Mi hanno fatto firmare la parete del negozio, questa è stata la mia dedica, e poi è partito un radunino con tutte le persone che sono venute a trovarmi. Ringrazio sempre tutti per l'affetto, è veramente molto soddisfacente. Mi hanno fatto firmare cose sempre più strane, stavolta anche una targa, ed è ora di passare all'ultimo giorno della settimana. Oggi è domenica e anche oggi ci troviamo in autostrada, direzione Rovigo. La destinazione invece è Firenze. Dopo 250 km e 3 ore di strada, Decibel Open Air 2022. In generale mi piace tutta la musica elettronica. Ma il mio idolo in assoluto da sempre è Paul Kalkbrenner. Paul Kalkbrenner? Che grazie al Giulianone nazionale ho potuto ascoltarlo a 3 metri di distanza. L'emozione è stata veramente grandissima. Le persone a cui piace il genere sicuramente possono compatirmi. Così è come è andata la mia ultima settimana. Non va sempre così bene, eh. Ma ogni tanto, grazie al mio fortunatissimo lavoro, capita. Spero che questo weekly vlog vi sia piaciuto. Datemi un feedback con un commento, che mi piace molto leggere cosa ne pensate dei miei contenuti. Io vi auguro una buona giornata. Un saluto e ciao!